E passiamo adesso allo sport, ma anche alla passione per lo sport. Con la 9 miglia che si è svolta a Bra, 27esima edizione, hanno partecipato quasi 1000 atleti. Sentiamo le interviste ai protagonisti. In una bella e soleggiata giornata quasi primaverile si è svolta la 27esima edizione della 9 miglia di Bra, classica gara di apertura della stagione agonistica su strada organizzata dalla società braidese Atletica Avis Bragas. Ha visto alla partenza ben 960 atleti provenienti da tutto il Piemonte e dalle regioni vicine. Ha tagliato per primo il traguardo in Corso Garibaldi il naturalizzato italiano Nassef Ahmed dell'Atletica Desio, campione italiano di maratona nel 2016. In campo femminile al primo posto Catherine Bertone, atletica Sandro Calvesi, atleta che ha partecipato nel 2016 alle Olimpiadi e vinto la passata edizione della 9 miglia. Targa in ricordo di Attilio Bravi alla prima classificata residente braidese Susanna Pautassi e al primo classificato residente braidese Antenessa Lacca. Hanno partecipato alla gara ben 87 società in rappresentanza di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. La società più numerosa è risultata la GRS Ferrero con 113 partecipanti. Grande la soddisfazione della società organizzatrice per la numerosa partecipazione e per la buona riuscita della manifestazione. Il tempo è stato magnifico. I partecipanti, abbiamo sfiorato i 1000 partecipanti come gli altri anni, quindi ci riteniamo molto soddisfatti e contenti di tutta la manifestazione. È stata una bella manifestazione di sano sport. Ancora una grande e bella edizione della 9 miglia di Bra, memoria di Natale Germanetti, accompagnata anche da un sole bellissimo. E ovviamente gli organizzatori sono stracontenti per questa bella giornata di sport che fa onore alla città di Bra, all'Avis, ai nostri sponsor e allo sport in generale. Come da tradizione, la 27esima edizione della 9 miglia dà il via alle manifestazioni all'aperto nella nostra città, all'insegna dello sport, dello star bene insieme, nel vivere la nostra città. Un ringraziamento va all'Atletica Bragas per l'organizzazione, a tutti i volontari, a tutti quelli che ci permettono di realizzare questa splendida edizione anche quest'anno. Porto il saluto della FIDAL Piemonte e della FIDAL Cuneo, un momento triste per la federazione, 15 giorni fa ci ha lasciati il presidente regionale, quindi la FIDAL sta vivendo un momento di, diciamo, di tristezza, di lutto, ma questo non toglie la volontà e la voglia di proseguire nel cammino, nell'attività da lui iniziata. Quindi oggi è un buon inizio, con oggi praticamente si inizia il calendario dell'attività outdoor in provincia e in tutta la regione. Siamo contentissimi di essere sempre stati vicino all'atletica e da 27 anni abbiamo fatto questa manifestazione. Tutti gli anni è una manifestazione riuscita, organizzata con tantissimi partecipanti. Questo indubbiamente grazie al lavoro e alla competenza e allo sforzo di tutti gli organizzatori che sempre, tutti gli anni, riescono a realizzare una manifestazione, una gara di sport con così tanta gente.